Cioè, hai messo le girandole? Il becco è chiaro, morbido, non molto duro. La colorazione delle piume è quella dei giovani. Non hanno ancora completato la colorazione. Poi è molto magro. Non da malato, però è magro. Vuol dire che soffrono un po' la fame. Ehi, ehi, ehi. Sai che un colombaccio può inghiondirsi ghiande. Sì, a me è capitato di trovare, di ucciderne uno con dentro una ghianda di rovere. Due ne aveva dentro nel gozzo, erano Sì, numerosi. una castagna addirittura Sì, aveva sì, sì. dentro. Quello sulla pianta, tiro su quella sulla pianta. Spisigato. Va bene, caro? Ma ne farò te col salame o chi? Alla Alla faccia faccia della della brambilla! brambilla! Salute!
Ecco, come è molto... Cari, dente, dente. Piano, fiore. Come lo chiamano i toscani, questo è un rosciolo, perché tende al rosso nella colorazione sottostante, sotto il petto. La sfumatura, vedi che queste sfumature grigio tortora, quelle non le ha sulla piuma, vedi qui in fondo, questa perché è giovane. Mentre vedi qui che non le ha le sfumature che ha questo, vedi che tira al rossiccio. Questo non le ha, mentre questo. Questo cosa significa? Questo è un adulto e questo è un giovane. Perché questo è il rossiccio che si vede sulle piume, è dato dalla colorazione dei giovani. Mentre l'adulto è già più. Non ha più quell'ombra che fa la piuma. Vede queste leggere sfumature di marrone, l'adulto non le ha, è omogeneo come colorazione, magari scura però omogeneo, questo invece ha delle leggere ombrature tipo tortora. Il colore del becco anche? Sì, anche il colore del becco, vedi la diversità. Questo sta maturando, questo è già maturo. Anche la dimensione un po' della testa, però questo dipende anche dal tipo di colombaccio, perché ce ne sono due o tre sottospecie di colombaci. Cioè, questo è un pallino nella piuma del colombaccio? Nella piuma del colombaccio, che è rimasto esterno. In pratica non è riuscito a penetrare le piume ed arrivare al corpo. Come si avvolge nella piuma e non riesce più a penetrare. Viene attutito il colpo della...
La caccia è anche questo, tanto lavoro, tanta fatica, tanta attesa per fare alla fine due colombacci. Siamo con Gianni Bosetti per descrivere questa mattinata. Insomma, non è stata una mattinata proficua, ma ci sta, insomma. Sì, ovviamente quando si va a caccia queste giornate possono essere normali. Abbiamo curato, abbiamo avuto l'occasione di far curare 5-6 volte i colombacci, ne abbiamo presi un paio, e la caccia è anche questa, ci siamo divertiti lo stesso, abbiamo passato un bel giorno in compagnia, c'era il tempo un po' brutto, un po' di nebbia, però tutto sommato non è poi andata male. L'appostamento che abbiamo creato in questa zona mi sembra comunque un appostamento interessante. Sì, fatto bene, la zona è buona perché vediamo anche il terreno dietro, c'è molto grano turco, sperando di poterci ritornare un'altra volta e fare qualcosa di più. Fiorenzo, allora qui siamo vicino all'olio, si sono viste passare anche delle anatre. Una siamo riusciti a prenderla, per cui... Anche una cesena. Una insomma. Cesena, diciamo che la giornata era quella che era per la nebbia, per i motivi ambientali. Questo comunque va di nuovo a ribadire le ragioni dei cacciatori nei confronti delle non ragioni dell'onorevole Brambilla, che sembra... che ci stia dando le colpe della distruzione della fauna, che si fanno le stragi, si fanno le stragi, si fanno il cacciatore, e anche mettere il partire alle 6 di mattina, mettere il gioco, aspettare tutta la giornata che due colombacci e un'anatra si facciano vedere, cioè che dei colombacci si facciano vedere, due sono venuti a tiro, siamo riusciti a catturarli, un'anatra anche quella è venuta a tiro, però abbiamo fatto tutto questo in una giornata e noi siamo contenti, ci siamo divertiti. Questo è anche il nostro divertimento. E abbiamo fatto anche il brindisi alla faccia della Brambilla, insomma. Beh sì, sicuramente alla faccia dell'onorevole Brambilla. Bene, io ringrazio voi che ci avete seguito da casa, ringrazio Gianni Bosetti, presidente del club del Colombaccio, e Fiorenzo che ci hanno accompagnato, ma vi do appuntamento se ci riusciamo a documentare un'altra battuta di caccia dedicata sempre al Colombaccio. Grazie a tutti per averci seguito.